Alcamo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa riammette il ricorso di ABC sulle elezioni di Alcamo 2012. Nella sentenza allegate alcune intercettazioni relative ai voti di scambio. Terrasini coltivava in casa un vero e proprio giardino di marijuana, denunciato a piede libero dai carabinieri, un uomo di 41 anni. Cinisi, spettacolare il primo consiglio comunale, Giuseppe Panzella eletto presidente, la minoranza in polemica abbandona l'aula. Partinico, nuovi controlli sulla distilleria Bertolino, la ditta deve fornire alla regione nuova documentazione. Alla riunione di ieri in regione non era presente l'amministrazione comunale. Castellammare, nuova deroga sugli orari di apertura dei locali notturni. Domani, eccezionalmente in occasione del debutto della nazionale di Prandelli, la chiusura dei pubblici esercizi è prevista per le 4 del mattino. Buonasera e bentrovati a Studio TV7. Oggi è il 13 giugno. Ampia pagina di politica nella prima parte. Come avete sentito dai titoli, parleremo di un singolare consiglio comunale di insediamento che si è svolto a Cinisi, ma ancora prima parliamo di elezioni comunali di Alcamo, quelle svolte nel 2012. Ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, è arrivato una notizia che potrebbe costituire una svolta, perché il CGA, Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha riammesso il riconteggio delle schede delle amministrative del 2012, elezioni amministrative di Alcamo. A battersi per il ricorso sulla faccenda dei voti di scambio, naturalmente Niclo Solina, che è stato battuto dall'attuale sindaco Bonventre per soli 39 voti. È stato riemesso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana il ricorso presentato dall'avvocato Niclo Solina, nonché sfidante nelle scorse amministrative alcamesi, dell'attuale sindaco Sebastiano Bonventre. Quest'ultimo nel 2012 superò di 39 preferenze l'avversario. Il CGA, dopo aver respinto l'appello del Solina, ha riemesso il riconteggio delle schede al ballottaggio per le nuove prove che Solina ha asserito di produrre. Ciò ha permesso la revoca della sentenza emanata e quindi all'avvio dell'istruttoria e l'accoglimento dell'originario ricorso. Al procedimento giudiziario si aggiungono gli elementi sull'indagine dei presunti voti di scambio confermati da diverse intercettazioni, le cui trascrizioni hanno successivamente dato conto delle conversazioni intercorse tra gli indagati. In tali conversazioni quest'ultimi, non consapevoli d'essere intercettati, parlavano liberamente delle modalità di scambio di voti dietro ricompensa di denaro o assunzione presso la locale Aimeri Ambiente. Nelle intercettazioni si fa spesso riferimento a qualcuno indicato con la lettera P ed appare chiaro che è stato proprio P a prendere impegni con gli elettori per far votare il candidato Bonventre. Ecco alcuni stralci delle intercettazioni. 50 euro. Stamattina P è scappato per non incontrare nessuno, è rovinato perché ha preso troppi impegni con la gente per far avere voti a Bonventre e ora non so cosa fare. Aspettavano tutti a lui, c'erano 800 persone, è rovinato P. Questo vuole cambiare sede, se ne vuole andare a Palermo. Bonventre è tranquillo, P, per fare eleggere Bonventre, chissà cosa ha combinato, cosa ti ha detto che deve darti il posto. Nelle intercettazioni viene più volte fatto riferimento al senatore, qualcuno si riferiva al senatore anche con toni pesanti, minacciando che se lui non avesse mantenuto la promessa si sarebbe aperta la guerra. A verificare le schede sarà il prefetto di Trapani o un dirigente del suo ufficio da lui delegato, che relazionerà per iscritto lo stato delle cose. Entro il 30 settembre si dovrà presentare una relazione al CGA sul riconteggio, che andrà al vaglio dei giudici. Quindi entro il 30 settembre deve essere presentata la relazione, poi la causa è stata invece aggiornata all'11 dicembre. Intanto ci sono le dichiarazioni del sindaco Bonventre, che ha dichiarato che le poltrone non mi sono mai interessate. Fare chiarezza non può che essere anche un mio auspicio, dice il sindaco Bonventre, che vediamo in un'immagine di repertorio.
il day after per il sindaco di Alcamo sembra un giorno come un altro. Mentre mostra una certa sicurezza, ricordando che è stato accolto anche un suo ricorso in cui contestava a sua volta alcune schede assegnate a Solina e a suo dire da annullare. Intanto invece per quanto riguarda BC, ieri è stata grande festa per i sostenitori e che in Consiglio Comunale contano 3 esponenti. È stato anche allestito un volantino da toni addirittura trionfalistici e allo stesso tempo ironici. La ricerca della verità è difficile, scrivono in un documento gli appartenenti al movimento civico, soprattutto nel marcio della politica clientelare, ma adesso è stato fatto un altro passo. Dunque, si prospetta ad Alcamo novità, perché il riconteggio delle schede con le tante schede contestate con 39 voti di scarto potrebbe dare adito a molte sorprese. Poi c'è una causa che riguarda questo cosiddetto voto di scambio, ci sono delle intercettazioni allegate alla sentenza di cui vi abbiamo letto un piccolo stralcio, dunque un vero e proprio terremoto si è scatenato ad Alcamo che potrebbe investire l'aspetto assolutamente giudiziario, ma soprattutto quello politico, con ipotizzabili sconvolgimenti. E poi c'è da pensare che questa amministrazione è in carica da 2 anni, da 2 anni ha compiuto atti amministrativi, insomma, purtroppo la legge italiana è questa, i tempi sono troppo lunghi e in questo caso davvero potrebbero esserci degli sconvolgimenti. Allora, restiamo a parlare di politica e spostiamoci da Alcamo a Cinisi. Quello di ieri è andato in scena nell'atrio del comune di Cinisi, è stato uno spettacolo inusuale in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Chi in un primo momento rimpiangeva il fatto di non poter seguire la partita d'esordio dei mondiali, Brasile contro Croazia, poi è stato ricompensato da uno spettacolo quasi farsesco che ha suscitato per certi versi allegria, ma per altri tristezza, perché c'è stata la constatazione che il livello politico è stato veramente di basso livello. Per raccontarvi quello che è successo nell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Cinisi è opportuno partire dalla fine con il neo sindaco impegnato in una vana operazione di convincimento nei confronti dei consiglieri di minoranza che da una mezz'oretta avevano lasciato l'aula. In maniera compatta. Vi prego di... Mando anche i numeri per votare anche la vicepresidenza. Ma non è questo, è la prima, il primo Consiglio Comunale. Gian Giacomo Palazzolo non è riuscito nel suo intento e i 7 consiglieri di minoranza non sono più rientrati. L'elezione del vicepresidente del Consiglio è stata decisa dai 12 voti della maggioranza e da una scheda bianca presumibilmente del consigliere Conni Impastato che contrariamente ai suoi colleghi di opposizione è rientrata in aula. Ma cosa ha determinato questa singolare vicenda? Andiamo per gradi. Il Consiglio è iniziato in un clima di evidente tensione, indubbiamente derivante dalla campagna elettorale che ha avuto picchi di litigiosità non comprensibili. Nell'atrio dei Benedettini il pubblico era equamente diviso tra quelli che sono stati sostenitori del sindaco Gian Giacomo Palazzolo e quelli che invece avrebbero preferito l'elezione di Giuseppe Monsù. Il nervosismo, misto all'emozione del consigliere più votato Giuseppe Manzella, era palpabile anche nella lettura dei documenti di rito. I consiglieri di opposizione hanno chiesto la presidenza del Consiglio appellandosi al solito buonsenso, una richiesta che di solito viene fatta ma che naturalmente non viene mai accolta. 12 voti a favore contro 8 schede bianche hanno sancito l'elezione al presidente del Consiglio di Giuseppe Manzella. Dai banchi dell'opposizione è partita la stessa richiesta prima dell'elezione del vicepresidente, ma anche questa volta messa ai voti non è stata accolta. A questo punto, come dal regolamento, si doveva passare alla votazione, ma il presidente ha invece dato la parola al consigliere di maggioranza Ruffino, con la promessa che avrebbe parlato 2 minuti. L'intervento invece è stato molto più lungo ed ha chiamato in causa i consiglieri di opposizione, che al termine dell'intervento hanno chiesto la parola per replicare. A quel punto però il presidente Manzella ha invitato l'opposizione ad intervenire solo dopo la votazione del vicepresidente per evitare di alimentare ulteriormente la tensione. Una parola tira l'altra
E la richiesta, che poteva essere dettata anche dal buonsenso, assunto i crismi dell'imposizione. È stata praticamente una trasgressione al regolamento involontaria, ma sicuramente non consentita. Questo ha scatenato la reazione dei 7 consiglieri che fanno riferimento a Monsù, che hanno abbandonato l'aula. Solo dopo il presidente ha autorizzato 10 minuti di sospensione. È iniziato così un tira e molla. I fuoriusciti pretendevano le scuse personali del presidente, che li ha invitati a rientrare invece solo dal suo posto e con il microfono dell'amplificazione. Loro invece pretendevano che Manzella li raggiungesse in piazza. Con l'impastato ha fatto da mediatore, ci ha provato anche il sindaco, ma alla fine i 7 di Monsù non sono rientrati, astenendosi dalla votazione per la vicepresidenza, che alla fine è andata al consigliere Giaimo. Io, diciamo, oltre alla mia personale soddisfazione, perché sono stato eletto con 12 voti dalla maggioranza, quindi al contrario di quello che dicevano la minoranza, che i consiglieri di maggioranza sono spaccati, sono divisi sulle posizioni, abbiamo dimostrato con i fatti questa sera in consiglio comunale che abbiamo votato compatti e siamo compatti per continuare a governare questo paese. Il mal di pancia della minoranza esplose andando via dal consiglio comunale. Io dico sempre che è colpa sempre di chi se ne va, perché non vuole discutere le cose. Ci sarà stato, secondo me, un irrigidimento della mia posizione. Su questo non ci piove. Però diciamo che io mi sono subito dopo ravveduto, ho rivisto la mia posizione, abbiamo fatto la sospensione. Dopo anche mezz'ora non sono rientrati, quindi io non ho nulla da rimproverarmi. Anzi, se questa è la minoranza che vuole costruire un rapporto con la maggioranza, mi sa tanto che non ci sono stati buoni auspici questa sera. Su questo ha sicuramente ragione il Presidente, i buoni auspici non ci sono stati, non soltanto per il comportamento della minoranza, per il comportamento in generale, lo dirà poi anche lo stesso sindaco, sicuramente un modo non bello per iniziare una nuova stagione per il Consiglio Comunale, tra l'altro un Consiglio Comunale aperto, rivolto ai cittadini, con le telecamere e con i giornalisti a taccuini spiegati. Dunque, indubbiamente a Cinisi non si è dato un grande esempio di democrazia. Ascoltiamo qual è stata la reazione dei capogruppo dell'opposizione, che noi abbiamo naturalmente incontrato lì fuori in piazza, dove sono andati uscendo dall'aula. Sono amaramente dispiaciuto, perché pensavo che stavamo iniziando un percorso diverso. Io avevo chiesto proprio la discontinuità, ciò significa che avevo chiesto la discontinuità perché in passato, io sono alla seconda legislatura, in passato questo palazzo e i cittadini sono stati mortificati da un'amministrazione che ha pensato solamente a dire o con me o contro di me. Io sono mortificato perché pensavo che era arrivato il momento di poter discutere. Stasera non ci hanno dato la possibilità di poter parlare, addirittura il Presidente ci ha vietato di parlare. È vero che comunque il sindaco oggi era ospite del Consiglio, quindi l'amministrazione, diciamo, che potrebbe essere parzialmente giustificata. Parzialmente giustificata, determinatamente non penso che sia giustificata, perché dico, il sindaco non doveva permettere al presidente di comportarsi in questo modo. Anzi, il presidente ci ha proprio vietato di parlare. Dico, è una cosa gravissima, perché c'è l'articolo 36, dico, un presidente del consiglio deve sapere almeno gli articoli. Non si può permettere di dire a un consigliere non ha il diritto di replica. Dico, uno che fa il presidente perlomeno deve conoscere il regolamento, mi sembra che non l'ha dimostrato. Il regolamento oggi è stato, diciamo, sorpassato in tante occasioni, anche nel vostro modo di abbandonare l'aula, il tentativo di riconciliazione da parte del sindaco, insomma sono episodi strani che non si verificano solitamente nei consigli comunali italiani. Io sono la seconda candidatura a consigliere comunale, in 5 anni non mi era mai capitata una cosa del genere. Devo dire onestamente che dopo le parole del sindaco sembrava che qualcosa fosse cambiato, ma era una mera illusione, perché poi i fatti ci hanno riportato subito coi piedi a terra e ci hanno fatto capire che 5 anni andremo a verificare. Un presidente del consiglio che non conosce neanche le regole,
che si permette di essere arrogante già alla prima seduta a dire delle frasi che non un consigliere e un presidente del consiglio non dovrebbero assolutamente dire, e questo purtroppo per Cinesi è una brutta pagina. Speriamo che sia la prima e l'ultima. Spero da questo momento in poi che non si ripeta più, che il presidente capisce lo sbaglio e che in qualche modo ritorna ad essere il presidente che io conosco, il Giuseppe Manzella, insomma, la persona che io ho stimato, per carità, però dico, deve capire che è il presidente di tutti e deve dare la possibilità di parlare. Contano i numeri e quindi loro con i numeri hanno raggiunto quell'obiettivo, ma se quell'obiettivo che hanno raggiunto è privo di qualità, a che cosa mi serve? Ecco perché quando io in campagna elettorale dicevo, signori, quando andate nella cabina elettorale ad esprimere il giudizio per un futuro candidato che possa essere eletto da voi, fate in modo di poter capire le capacità di questo individuo. Non votate una persona perché è cugino, perché è parente, perché lavora nel contesto del clientelismo e quant'altro. Il problema principale è quello, lavoriamo per poter avere la qualità. Una curiosità, perché considerati che i numeri poi hanno sempre ragione, non vi siete appellati al regolamento che è imprescindibile? C'era un segretario comunale, il regolamento poteva essere osservato, perché non l'avete fatto voi della minoranza? Ma guarda che io, se parli dell'articolo 36 a cui io mi sono ho replicato dicendomi che avevo diritto di replica e che lui nonostante ciò continuava a non darmi lo spazio per poter parlare, al che poi abbiamo deciso di uscire, indipendentemente se poi c'è stato qualche altro collega consigliere che ha chiesto il rinvio, che è tutta un'altra cosa, ma noi siamo usciti dall'aula proprio per protesta, perché un presidente del consiglio neoeletto che precedentemente, dopo aver letto un discorso e aver rappresentato la sua disponibilità ad essere imparziale, in un momento in cui un consigliere della maggioranza, lei non so se ha avuto modo di vedere, mi viene negato un mio diritto, è normale che io mi debba senz'altro, come so dire, reagire in un modo. Crede che ci siano responsabilità del sindaco in questo caso? No, non credo proprio che il sindaco ha nulla a che vedere, anche perché questa è una problematica che riguarda il consiglio. Il consiglio è una cosa, il sindaco è un'altra cosa. Dunque, abbiamo ascoltato il sindaco che aveva fatto un intervento molto accomodante, di massima apertura, dopo aver nominato ufficialmente la sua giunta, diciamo che poi il consiglio è stata di tutt'altra natura. Ascoltiamo il neo sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo. Nel caotico primo consiglio comunale c'è stato anche uno spazio dedicato al nuovo sindaco che, dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica, ha comunicato ufficialmente la sua squadra di assessori. La carica di vice sindaco è stata attribuita ad Aldo Ruffino, che ha ottenuto anche l'assessorato ai lavori pubblici, alle attività produttive e alle partecipate. Gli altri assessori sono Fanni Maniaci alle politiche sociali e alla famiglia, Cesare Inzerillo alla cultura e allo spettacolo e Fabrizio Di Costanzo al bilancio e ai tributi. Le restanti deleghe non assegnate sono rimaste al sindaco Gian Giacomo Palazzolo. Sindaco, diciamo che si inizia in modo difficile, insomma, troppa agitazione. Forse l'emozione del primo consiglio comunale, mi sembra che insomma è stato un po' particolare come primo consiglio comunale, una litigiosità inaspettata. Speriamo che si sia sfogata tutta in questa giornata e che non ci sia più spazio per questa litigiosità. Io evidenzio sempre che Cinisi, rispetto ad altri paesi del territorio, ha una grande personalità. Oggi lo avete dimostrato, però credo che si sia andato forse anche oltre i limiti del regolamento. Ma le devo dire la verità, dico, non mi compete. Io sono ospite del Consiglio Comunale, ho assistito al Consiglio Comunale. Credo che, volendo fare l'avvocato del diavolo, del resto faccio l'avvocato, credo che l'intervento del consigliere di maggioranza si potesse considerare anche una replica all'intervento precedente che vi era stato. Ma mi creda, non mi va di parlare di questi argomenti, di giustificare, non giustificare. Io penso che quello che è successo oggi in consiglio comunale è stato un brutto segnale che è stato dato alla cittadinanza. Io mi auguro che tutti i consiglieri comunali abbiano la forza di ricompattarsi e pensare
alle difficoltà in cui si trova il nostro paese. Anche perché il suo intervento iniziale è stato di tutt'altro, insomma, tenore. Apertura totale, insomma, e richiesta di collaborazione. Assolutissimamente sì. Facciamo finta che oggi sia l'eccezione che conferma la regola. Speriamo sia stata davvero l'eccezione che conferma la regola, se no c'è davvero da seguirli con molto interesse questi consigli comunali, perché, ripeto, come ho detto in apertura, da un lato sono divertenti perché insomma suscitano la facile ilarità, ma dall'altro lato, facendo riflettere, rattristano, perché è un segnale palese che a questi livelli purtroppo la politica non decolla. Anzi, rispetto a qualche anno fa, è davvero ad un livello molto molto basso. Abbiamo incontrato, sempre fuori nel contesto della piazza, il grande sconfitto di questa elezione, Giuseppe Monsù. Non l'abbiamo visto particolarmente euforico, perché lui da fuori, da sconfitto, poteva indubbiamente essere anche soddisfatto dell'andamento strano del Consiglio. Però lo abbiamo visto, insomma, riflettere non poco e gli abbiamo fatto qualche domanda. Ma certamente, a parte la sconfitta, diciamo, elettorale e la vincita morale che tutti comunque condividono, stasera certamente non esco contento da questo primo consiglio comunale, in cui, dopo aver decantato tanta democrazia, certamente i canoni principali della democrazia stasera non sono stati rispettati. Non sono state rispettate nel fatto che nemmeno il nostro documento sia stato letto pubblicamente, dove prevedevamo la proposta della Presidenza del Consiglio di opposizione per fare un po' di cassa, lasciando chiaramente gli emolumenti a disposizione eventualmente dei pendolari che pesano sulle famiglie, sulla cassa delle famiglie. Ma come opposizione cercherete una forma di accordo o continuerete su questo muro contro muro? Indubbiamente non produrrà nulla di buono per la cittadinanza, o comunque soltanto anarchia. Ma certamente, dico, da questa prima fase continueremo su questa linea, giusto per vedere qual è poi in effetti la valenza di questa maggioranza, che stasera certamente non si è presentata nel modo migliore. Non si è presentata nel modo migliore, rendendo un consiglio comunale quasi invalidabile. Da parte mia ci sarebbe quasi l'istinto di chiedere di invalidare questo consiglio comunale, che non ha permesso nessuna forma di espressione da parte dei vari consiglieri stasera in prima giornata, disponibile eventualmente al colloquio, alle dichiarazioni, alle comunicazioni che erano dovute in un consiglio comunale normale. Il risultato l'avete visto. Io mi dispiace e chiedo scusa quasi a nome di quella cittadinanza che mi ha votato, della mortificazione che arriverà nelle vostre case tramite l'emittente televisiva di TV7. Archiviamo per il momento la pagina relativa a Cinisi e al suo nuovo consiglio comunale. Spostiamoci per una notizia invece assolutamente triste, che non può suscitare nessuna ilarità, quella di San Giuseppe Ato, del caso di Concetta Conigliaro, perché il marito accusato dell'omicidio ha cambiato ancora versione. Finora non si è ancora nessuna certezza. Intanto per l'uomo è stata chiesta, ed è il minimo, la perizia psichiatrica. Il GIP Lorenzo Matassa ha convalidato l'arresto di Salvatore Maniscalco, l'uomo che avrebbe ucciso e bruciato l'ex moglie Concetta Conigliaro, la 27enne scomparsa da San Giuseppe Jato lo scorso 9 aprile. Davanti ai giudici, l'uomo, attualmente detenuto in carcere, ha raccontato che la morte di Concetta sarebbe stata accidentale. La tragedia si sarebbe consumata in casa durante un litigio tra i due, che avrebbe portato Concetta a cadere per terra e sbattere forte la testa. Così, in uno stato confusionale, Salvatore avrebbe portato il cadavere della moglie nelle campagne di San Cipirrello, laddove lui stesso avrebbe indicato ai carabinieri il bidone metallico in cui erano contenute le ossa carbonizzate. Durante l'interrogatorio, Maniscalco si sarebbe mostrato pentito per l'accaduto, pur non ammettendo l'omicidio. Ma un altro dato potrebbe confermare la responsabilità dell'ex marito, ovvero la scheda SIM del cellulare della moglie, che aveva smesso di funzionare il 9 aprile, data della scomparsa, tornando in funzione il 13 aprile nel cellulare dell'ex marito.
Dal giorno del suo fermo, il presunto omicida ha fornito diverse versioni contrastanti. Nella prima ha raccontato che Concetta si sarebbe suicidata con un sacchetto di plastica in testa, mentre lui, preso dal panico, avrebbe deciso di bruciarne il corpo. Poi ha riferito di averla accompagnata in contrada a Giambasso, dove lei stessa aveva deciso di farla finita. Nella terza versione ha tirato in ballo un altro uomo con cui lei avrebbe avuto una relazione. Sarebbe stato lui ad ucciderla e probabilmente a chiamare Maniscalco in via anonima per segnalare il luogo del delitto. Al termine dell'interrogatorio, il legale del presunto omicida ha chiesto la perizia psichiatrica del suo assistito. Sì, litigano accidentalmente, cade e sbatte la testa, lui la prende, la porta in campagna e ne brucia il corpo. La perizia psichiatrica credo che stia dando un'indicazione precisa, la volontà dell'avvocato di farlo dichiarare folle e quindi fargli attutire la pena. Sulla vicenda della scomparsa di Concetta Conigliaro interviene l'ex sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, che invita l'amministrazione comunale, scrivendo una nota, a costituirsi parte civile nel processo. Le violenze sulle donne, che frequentemente sfociano in omicidi, sembravano essere lontane dalla comunità di San Giuseppe Jato e le varie cronache sui molteplici fatti accaduti sembravano riferirsi ad altri paesi. Continua a scrivere Giuseppe Siviglia: mi risulta che ci sono casi a San Giuseppe Jato che non sono da sottovalutare, per i quali è compito delle istituzioni e delle varie associazioni che ne hanno i titoli monitorare e periodicamente raccordarsi per attuare piani di interventi e prevenzione. Decido oggi, continua Siviglia, prendendo spunto da questo tragico evento, per rompere il silenzio denunciando già da oggi l'abbandono da parte delle istituzioni locali del tessuto sociale. Tornati in studio, parliamo di una notizia di ieri, perché è tornato in libertà il bodybuilder Filippo Masucci, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Masucci ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, intanto il giudice ha disposto una perizia sulle 170 fiale di sostanza dopante proibita trovate in casa dell'uomo. La maggior parte dei farmaci trovati a casa del bodybuilder non sarebbe di origine italiana, bensì arriverebbe dal mercato asiatico. La prossima udienza di Masucci è fissata per il prossimo 10 luglio. Adesso spostiamoci a Partinico e parliamo della distilleria Bertolino. Ieri c'è stata una riunione in Commissione Ambiente alla Regione. Sì, la distilleria dovrà produrre altre certificazioni, quindi sono stati predisposti nuovi controlli. Ha sorpreso che all'incontro nel Palazzo Regionale era assente l'amministrazione comunale di Partinico. La distilleria Bertolino di Partinico potrebbe finire sotto un nuovo procedimento nettamente più restrittivo rispetto all'attuale per ottenere l'autorizzazione allo scarico per l'emissione in atmosfera. La regione, che ha competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione, si è riservata proprio di verificare se l'industria insalubre di prima classe dovrà finire sotto le grinfie dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale. Su questo e altre delicate questioni ha ruotato la conferenza di servizio convocata ieri all'assessorato regionale al territorio e ambiente, convocata a seguito degli esposti alla procura e delle segnalazioni fatte dall'Osservatorio per lo sviluppo e la legalità, da Legambiente, dal Patto per la salute e l'ambiente e da diversi consiglieri comunali. Secondo gli ambientalisti, gli attuali impianti della distilleria Bertolino superano la produzione dei 50 MW e ciò imporrebbe quindi il rilascio dell'AIA per le emissioni in atmosfera fortemente contestate per le sue esalazioni maleodoranti in alcuni periodi dell'anno. Gli impianti in uso alla distilleria, ha precisato la titolare Antonina Bertolino, non superano i 50 MW perché alcuni non sono utilizzati ed altri non rientrano nel computo. Allo stato attuale l'industria è sottoposta al semplice rilascio dell'autorizzazione all'emissione che arriva dal comune e in ultimo dalla regione. In realtà da 2 anni e mezzo si aspetta questo pronunciamento per il rinnovo dell'autorizzazione da parte della regione, che non è mai arrivato. Esattamente era il dicembre del 2011 quando la Bertolino presentò regolare istanza di autorizzazione. Sino ad oggi praticamente l'azienda ha proseguito la sua attività in regime di prorogatio, cioè vale a dire sulla scorta della precedente autorizzazione.
non potrebbe, sostiene il presidente dell'osservatorio Giacomo Grimaudo, perché la norma in tal senso lo vieta, se non per un breve periodo di 8 mesi. Altro nodo cruciale è lo stoccaggio delle vinacce, certamente tra le cause delle emissioni maleodoranti provenienti dall'industria. Allo stato attuale ciò avviene con l'accumulo di vinacce all'esterno dell'industria coperte da un telone come da ordinanza emessa dal sindaco Salvo Lo Biondo. Ciò non basta, ha sottolineato il presidente di Lega Ambiente Gino Scasso, in quanto questo stoccaggio deve avvenire nelle migliori condizioni tecniche possibili e l'attuale non lo è certamente. La Bertolino però ha precisato che lo stoccaggio in locali chiusi non è ipotizzabile, si innescherebbero dei processi che potrebbero anche causare degli incendi. Infine è stato posto il problema delle emissioni maleodoranti con l'ARPA, che lo scorso anno sottolineò l'effettivo superamento dei limiti del disagio per la popolazione. È stata evidenziata la necessità di apporre degli opportuni filtraggi al camino più alto. La Regione prenderà in esame tutte le istanze presentate per verificare la loro ammissibilità. Dobbiamo prendere atto dell'assenza del sindaco alla conferenza di servizi, ha denunciato il consigliere Gianluca Ricupati, e questo dà il senso di quanto effettivamente questa amministrazione tenga alla salute dei cittadini. Per conto dell'amministrazione, replica l'assessore all'ambiente Diego Campione. C'erano i tecnici nel nostro ufficio, dice. Ci relazioneranno su tutto e verificheremo il da farsi. Un uomo di 41 anni di Terrasini, MM, l'iniziale, è stato deferito in stato di libertà e denunciato dai carabinieri di Terrasini. Dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente e la denuncia dopo una perquisizione in casa sua alle prime ore del mattino di ieri. E l'uomo è apparso molto tranquillo, e pensava di averla fatta franca perché nel suo appartamento i carabinieri non hanno trovato nulla, ma poi uscendo fuori nel giardino hanno trovato quello che state vedendo, diverse piantine di marijuana, naturalmente illegale, esattamente 58 piantine che l'abile produttore coltivava con la tecnica dell'invaso. Di lì a poco, con l'aumento della temperatura, sarebbero diventate piante molto alte. La giustificazione fornita dall'uomo è che l'uso della marijuana sarebbe stato strettamente personale. Le piante sono state sottoposte a sequestro per le analisi e quindi della denuncia dell'uomo. Spostiamoci a Termini Imerese, dove ci sono stati 2 arresti, malviventi sono accusati di reato di furto aggravato e danni di 9 garage pertinenti ad un complesso abitativo. I carabinieri della compagnia di Termini Imerese hanno arrestato Salvatore Firemi e Vincenzo D'Amico, entrambi volti noti alle forze dell'ordine. I due sono accusati di reato di furto aggravato ai danni di una serie di garage pertinenti ad un complesso abitativo di via Enrico Mattei. Il commando, composto da 3 giovani, forzò ben 9 portoni di accesso, trafugando un ingente quantitativo di materiale. Gli stessi ladri, giunti nella cittadina termitana a bordo del treno, avevano la necessità di reperire un mezzo di trasporto idoneo dove poter disporre quanto rubato, quindi si impossessarono anche di un'autovettura posteggiata nella stessa area. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha però bloccato Firemi Salvatore proprio a bordo dell'autovettura. I suoi 2 complici invece riuscirono a fuggire facendo perdere le loro tracce. Solo dopo circa 2 ore venne fermato anche da Amico nei pressi del quartiere Roccarossa, nascosto all'interno di un canneto. La tempestività dei militari dell'arma ha così consentito di recuperare tutta la refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Monreale teneva in casa marijuana per spacciarla al dettaglio. Un giovane pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri. Era un volto già noto alle forze dell'ordine. Nel 2010, infatti, era stato arrestato per poi essere rimesso in libertà. I carabinieri di Monreale, così, nel corso di uno specifico servizio del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Salvatore Romano, 29enne, con l'accusa di spaccio.
con l'intenzione di approfondire i sospetti nutriti nei confronti dell'uomo che si riteneva potesse aver ricominciato a detenere e a rivendere sostanze stupefacenti. I militari, dopo un servizio di osservazione proteso a monitorarne movimenti e contatti, hanno deciso di sottoporlo a un'approfondita perquisizione domiciliare. A seguito di questa sono stati trovati un bilancino e una scatola di latta contenente circa 450 grammi di marijuana, 11 grammi dei quali erano già stati confezionati in 14 dosi, pronte per essere spacciate al dettaglio. Insieme alla droga, 250 euro tra banconote di 10 e 5 euro, ritenuto il provento illecito dell'attività di spaccio. Salvatore Romano è stato condotto subito al Lucciardone di Palermo, dove è rimasto sino alla convalida, rimesso in libertà in attesa delle ulteriori fasi del dibattimento. Sono in stato di agitazione 64 lavoratori della PAEMAS, azienda che gestisce i servizi aeroportuali per i voli charter e i voli low cost dello scalo Falcone Borsellino di Palermo. A rilento le operazioni di imbarco e sbarco con alcuni disagi per gli utenti. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati che comunicano qual è il nodo principale della partenza e il tema della continuità territoriale, ovvero i voli da e per le isole minori che a partire dal 1 luglio saranno effettuati dall'Italia CAI. All'Italia di fatto a Palermo viene assistita da GH, i voli in assistenza passerebbero da PAEMAS a GH sulla base dell'articolo 37 del contratto nazionale di categoria che prevede il trasferimento dei lavoratori in base al volume del traffico in caso di concessioni o appalti che una società passano ad altre operanti nello stesso aeroporto. Dunque stato di agitazione proclamato dai sindacati. Attività aperte fino alle 4 di mattina a Castellammare del Golfo in occasione dei mondiali. Questa è la nuova ordinanza voluta dal sindaco Nicolò Coppola. Saranno posticipati gli orari di chiusura dei pubblici esercizi di Castellammare del Golfo in occasione dei mondiali di calcio in Brasile. Infatti, come a tutti noto, per motivi di fuso orario alcune delle partite della nazionale italiana verranno giocate di notte. Nell'ordinanza sindacale voluta dal primo cittadino Nicolò Coppola vengono regolati gli orari di apertura e chiusura dei locali, delle attività commerciali a posto fisso e sul suolo pubblico, sale gioco e quant'altro. Ovviamente, secondo la deroga, saranno anche fissati i limiti per le emissioni sonore che, secondo una precedente ordinanza, non devono oltrepassare un certo orario notturno per il quieto vivere della popolazione. In questo specifico caso, il 15 giugno, le attività potranno rimanere aperte fino alle ore 4. La partita della nazionale di calcio italiana, infatti, si terrà in Brasile alle ore 18 del 14 giugno, mezzanotte del 15 in Italia. Al via dunque il tifo, al via l'affollamento di lidi e locali. Naturalmente seguiremo tutti con molta attenzione queste sorde dell'Italia domani sera contro l'Inghilterra. Chiudiamo con una notizia che riguarda il servizio che abbiamo mostrato della Concetta Conigliaro, perché sulle Capanno, dove il marito ha mostrato ai carabinieri le ossa, i residui bruciati della moglie probabilmente, e sono arrivati i RIS, stanno cercando di raccogliere tracce particolari, come ad esempio l'eventualità di impronte di altra gente che potrebbe aver aiutato l'ex marito Salvatore Maniscalco, che attualmente, come avete sentito, è in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito, rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.